donna non realizzata drammaticamente. Ha perso il treno. Che cosa? Le chiedevo se aveva perduto il treno. Per un minuto. Arriva alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva correre di dietro, no? È da ridere, eh? Bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci, i pacchi, i pacchettini, la borsa. Più carico di un somaro. Ma li poteva lasciare in tassi? E mia moglie? E le sue figliole? E tutte le loro amiche in villeggiatura? Strillare. Mi sarei divertito un mondo, guardi. Perché forse lei non sa che cosa sono le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so. È proprio perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Le donne, caro signore. Questo caffè non chiude, vero? No, signora, non chiude. E così tutti quei pacchetti li ha lasciati in deposito alla stazione? Perché me lo domanda? Non mi stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati, sa? Sicuri, sicuri. E ben legati, eh? Me ne immagino con quell'arte speciale che hanno i commessi per impacchettare la roba venduta, eh? Che mani. Non c'è neanche il tempo di ammirare il loro talento che già ci si vede presentare il pacco col cappio pronto ad infilarci il dito. Sì, perché questo che lei prova immaginando tante cose deve essere un bel piacere. Piacere? Piacere di che cosa dice? Mi sicuro. Senta, non ha mai provato a farsi visitare da un bravo medico? Guardi, non sono mica malato io. Non s'allarmi, non s'allarmi. Volevo chiedere, se ha mai fatto attenzione a quelle stanze di attesa, dove le persone vanno a farsi visitare, no? Ah, sì, sì, sì. Mi toccò ad accompagnare una mia figliola che soffriva di nervi. Bene, non voglio sapere. Senta, le posso offrire qualcosa da bere? Venga, sì. Dai. Ha presente quelle sale? Ci ha fatto caso quelle sedie messe lì per i clienti? Quando andò con la sua figliola, guardò attentamente la seggiola sulla quale stava seduto aspettando? Io no, veramente. Eh già, perché non era malato. Del resto, neanche i malati spesso ci badano, preoccupati come sono del loro male. Le stavo dicendo, che sensazione si prova quando si esce dalla visita e rivedere la sedia sulla quale poco prima stavamo seduti, occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto. Cosa stavamo dicendo? Il piacere dell'immaginazione. Eh già. Ora mi occupa questo, ora quest'altro, in questo momento mi sto occupando di lei. E mi credo non provo nessun piacere nel pensare al treno che ha perduto, della famiglia che la sta aspettando in villeggiatura. Insomma, di tutti quei fastidi che in questo momento sta provando. Tanti fastidi, sa? Ringrazio Dio che sono soltanto fastidi. C'è chi ha di peggio, caro signore. Vede, io la necessità di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui. Ecco, vede là quell'ombra di donna? Dove? Niente, si è nascosta. Come? Chi era? Ma non l'ha vista. Una donna? Già, mia moglie. Ah, la sua signora. Mi sorveglia da lontano. È come una cagna ostinata. Più lei la prende a calci, più lei si attacca alla calcagna. Mi segue giorno e notte. Non sembra più una donna, ma uno strofinaccio. Mi fa una rabbia. Stupida, vattene! Povera signora. Povera signora che?
la signora Kay. Venga. Vede qua sotto questi baffi, vedi questo bel tubero violaceo. Sa come si chiama? Un nome dolcissimo. Più dolce di una caramella. Si chiama epitelioma. Pronunzi. Sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte, capisci, è passata. Mi ha ficcato questo fiore in bocca. E mi ha detto, ti entro. Ripasserò fra 8 o 10 mesi. Ora io le chiedo, se le sembra possibile che io con questo fiore in bocca me ne posso stare quieto, tranquillo in casa, come quella sciagurata di mia moglie vorrebbe. Voglio morire con te. Completamente pazza. Io a casa non ci sto, io ho bisogno di stare dietro le vetrine dei negozi, perché se mi prende un momento di sconforto, io posso anche tirare fuori una pistola e sparare a uno come lei che per caso ha perso il treno. Ma cosa fa? Io scherzo. Ammazzerei me piuttosto. Vabbè, adesso è ora che me ne vada. Ah, senta, mi saluti la sua signora e le sue figliuole. Me le immagino vestite di bianco e di celeste in mezzo a un prato verde. In ombra. Senta, me lo fa un piacere. Domattina, quando arriverà, il paese distrà poco dalla stazione. All'alba lei può fare 4 passi a piedi. Ecco, il primo cespuglietto che vedrà, lo raccolga. E ne conti i fili d'erba. Tanti fili saranno, tanti giorni ancora io vivrò. Mi raccomando, lo scelga bello grosso, eh?